Roberto Sini, grandissima azione quest'oggi, grande vittoria. Sì, oggi è stata una corsa bellissima. Sapevo che oggi devo provare la gamba per vedere la condizione. In salita ho attaccato dopo un chilometro sul pezzo duro nei tornanti e non ha reagito nessuno, io ho preso il mio passo. Poi in discesa ho perso un po', dietro non ho recuperato, però in pianura sono riuscito a tenere fino al traguardo. E qui nel lungomare è stato bellissimo arrivare, tutta la gente che mi applaudiva. Giacomo Peroni, contro un Umberto Orsini così non c'è stato proprio nulla da fare. Sì, sì, è andato davvero forte in salita. Credo che se la meriti questa sua vittoria e va bene così, insomma, mi accontento di questo secondo posto. Oliviero, una rivincita parzialmente riuscita. Sì, dai, una rivincita parzialmente riuscita perché non credevo di tenere in salita. Ce l'ho messa veramente tutta a scollinare. Orsini è stato il più forte oggi, andava 100 volte più forte di noi in salita. È stato veramente in gamba, devo fare i complimenti anche a Peroni che è arrivato secondo e sono ottime le sensazioni. Rino De Candido, un trofeo Città di Loano che rimescola le carte. Ma certamente io pensavo Sini sicuramente facesse bene, infatti ieri sera avevo fatto alcuni nomi e sicuramente tutti i primi 5-6 dell'arrivo di oggi c'erano dentro. Logico che questa è una gara un po' particolare, non è la Parigi-Roubaix, ma intendo dire è un ragazzo che sicuramente per gare tappe, gare dure, il campionato italiano sicuramente sarà un calosso da battere.